dalla fine del Settecento, già hanno cominciato alla fine del Settecento, a pensare diversamente, però sempre su un piano un pochettino più, ancora non con metodo scientifico pieno. Hanno avvertito, no? Che non era giusto parlare in quei termini del Medioevo, che aveva degli elementi importanti anche a livello di radici delle nazioni che stavano sorgendo nell'Ottocento, eccetera, eccetera, eccetera. E poi però invece ci si sono dedicati gli studiosi, tutti, del Medioevo, i quali senza retorica, ma col metodo scientifico, studiando le fonti medievali, le fonti, e dando alle fonti il valore che hanno, hanno ricostruito questo processo, si tratta di questo processo di unità. Tra i tre grandi elementi, vedremo che non è stata una cosa così facile, fondere la cultura classica, greco-romana, con la cultura germanica, che era completamente fuori della civiltà greco-romana, era un'opera non facile. Chi è che l'ha fatta? La Chiesa, il cristianesimo. Fatto da ponte tra l'una e l'altra. Quella greco-romana la portava lei, l'aveva assunta lei nella propria realtà e l'ha trasmessa nella maniera in cui ha potuto. Perché? Ma perché la cultura di questi nuovi popoli non riesce a recepire tutto quello che nel mondo precedente è stato sviluppato. Vedremo. Ecco poi la risposta, vedremo. E difatti non possiamo cominciare a parlare della nuova evangelizzazione che ci interessa di più perché la storia della Chiesa. Di che cosa si interessa la Chiesa? Dell'evangelizzazione, prima di tutto, no? Prima di tutto. Senza evangelizzazione non esiste manco la Chiesa e quindi è chiaro che deve interessarsi, ma non possiamo interessarcene senza richiamare il contesto di cambiamento. Il contesto di cambiamento tra l'antichità cristiana e una nuova epoca. E di questo dobbiamo adesso riprendere le fila. Riprendiamo da dove ci eravamo fermati, dalla svolta costantiniana. Vi ricordate? Questo grande evento che ha immesso il cristianesimo nell'impero, facendolo diventare cristiano in breve tempo. E quindi abbiamo detto che, sintetizzando, possiamo dire che l'impero assume la Chiesa come propria, con tutte le conseguenze, e la Chiesa assume l'impero come proprio. Con tutte le conseguenze. Quindi questo rapporto tra l'impero e il cristianesimo e la Chiesa è caratteristico di questi secoli di passaggio. Sì, già abbiamo visto nelle due tendenze. In Occidente abbiamo già accennato con Ambrogio, se vi ricordate. Abbiamo accennato che molto presto è l'assunzione dell'impero nella Chiesa che ha in Occidente maggiore sviluppo. La Chiesa prende il sopravvento, mentre in Oriente prende il sopravvento l'impero e la Chiesa rimane dipendente dall'impero. Ecco l'impero bizantino. Sono due storie che non si identificano, sono due storie diverse, perché mentre in Oriente continua l'impero romano, con tutti i cambiamenti che ci saranno nei secoli, eccetera, sì, fino al XV secolo, in Occidente avviene una cosa nuova che in Oriente non avviene, l'invasione da parte dei Germani. E scombussolano e sconvolgono tutta la realtà imperiale occidentale.
Perché mette in rischio e in pericolo quella unità dell'impero con il cristianesimo, con la Chiesa, che vi ricordate aveva dato la possibilità di riflessione teologica, identificando la romanità con la cristianità. Come dire, la romanità con tutto ciò che questo comporta e la cristianità sono così intimamente e strettamente unite che danno l'impressione del regno di Dio su questa terra, e si perde quell'orizzonte escatologico che fa parte fondamentale della vita della fede. Non so se ve l'ho detto, ma ve lo ripeto se l'ho detto. Non esiste nella realtà terrena, anche la più favorevole al cristianesimo, anche la più idonea, la più adatta a realizzare il Vangelo che si incarna in tutte le forme, diciamo, più adeguate, mai si può parlare di regno di Dio che si realizza su questa terra. Perché il regno di Dio si realizza. Certo che è presente su queste, ma è imperfetto. Quindi il rapporto tra la Chiesa e l'impero non può identificarsi, mai. È successo però, è per un periodo abbastanza lungo, vi faccio sentire tra poco, i grandi padri della Chiesa dell'Occidente hanno urlato il rischio, il pericolo di questi nuovi popoli che sconvolgono questa unità, fino ad arrivare a pensare che questi nuovi popoli sono incapaci di diventare cristiani. Notate, incapaci di diventare cristiani, perché sono bestie. Oh, no, non sono parole mie, sono parole dei padri, per dire che ce n'è voluto passare. Allora, vi ho già detto che noi non dobbiamo parlare solo di quello che è avvenuto in Occidente. Il Medioevo è avvenuto solo in Occidente. La formazione dell'unità europea è avvenuta solo in Occidente. Perché parliamo più di questa? Perché è la nostra. È semplice. Perché è la nostra. Perché fa parte di noi. Non possiamo vergognarci di questo. Se ci mettiamo un po' più di... Il che non significa che possiamo dimenticare lo sviluppo dell'impero bizantino, che entra in tensione con quello occidentale, con le vicende in Occidente, in forte tensione, in conflitto, in più cose, fino ad arrivare allo scisma nell'undicesimo secolo, che continua ancora oggi, lo scisma d'Oriente. Sono state tolte, sì, le scomuniche reciproche dell'undicesimo secolo, nel Vaticano II, alla fine del Vaticano II, il 7 dicembre 1965. Tolte quelle scomuniche rimane la realtà, la vita, che per secoli è stata vissuta in polemica, in contrasto. E anche perché in Occidente si sono sviluppate delle forme di vita cristiana, delle forme di chiesa che l'Oriente non ha mai riconosciuto, specialmente quella che ci è rimasta, l'ultima, le altre sono state superate, l'ultima, quella del papato. Gli orientali non accettano di essere sudditi del papa, riconoscono che c'è bisogno, certo, di un servizio di Pietro, ormai ci sono arrivati tutti a questo nel movimento ecumenico. Servizio di Pietro è indispensabile perché viene da Cristo, ma è un servizio in rapporto alla fede, è un servizio in rapporto alla difesa della fede, non in rapporto ai diritti, alle tradizioni, alla storia, no? Al codice. E quindi anche gli ortodossi, perché per gli ortodossi manca solo questo, il resto è tutto riconosciuto,
i sacramenti, tutto riconosciuto valido. Tanto che il Papa recentemente ha superato con un suo intervento una difficoltà che c'era prima, che ancora rimane dal punto di vista di mentalità. Non si può celebrare l'Eucaristia insieme, perché non siamo pienamente uniti, non siamo pienamente in comunione. L'Eucaristia indica la piena comunione. E il Papa ha detto, ma siamo in comunione nella stragrande maggioranza delle cose. Anche questo del Papa vedremo che bisognerà risolverlo. Perché? Ma perché altra è l'autorità di Pietro e altra è l'autorità del papato storicamente inteso che si è sviluppato nel Medioevo, vedremo in maniera che non poteva essere diversamente per allora, che però non può essere per sempre. Allora, detto questo, come impostazione. Vi faccio sentire come urlano, strillano, si lamentano, piangono i padri della Chiesa davanti a fatti nuovi che sconvolgono questa unità che si è creata con la svolta costantiniana di rapporto tra l'impero e la Chiesa, la romanità e la cristianità. Hanno lo stesso destino, la romanità e l'umanità e la cristianità. Lo stesso destino, per cui il destino dell'impero è il destino della Chiesa, il destino della Chiesa è il destino dell'impero. Non possono venire meno né l'uno e nell'altro. E questi vengono a scombussolare, a sconvolgere questa realtà. Chi vi faccio sentire? I padri sono tutti che parlano così, eh? Girolamo? Ambrogio, Prudenzio, Agostino. Vi faccio sentire Girolamo perché ci ha lasciato più materiale in questo che stiamo. Però dovete pensare che, perché semmai vi faccio sentire anche Prudenzio, perché è lui Prudenzio che usa le parole che io vi ho fatto appena sentire, delle bestie. Se lo trovo lo faccio sentire subito, ecco, ve lo dico prima in latino, perché il latino è bello, è un latino bello. Sed tantum distant, romana et barbara. Romana et barbara. Quantum quadruplex abiunta est bipedi. Mamma mia, sono così distanti la realtà romana dalla realtà dei barbari alla maniera con cui sono distanti i quadrupedi dai bipedi. Gli animali, quadrupedi, dai bipedi. E continua. Vel muta loquenti. Quantum etiam qui rite Dei precepta sequuntur, cultibus astoltidis et eorum erroribus absunt. E il bruto incapace di parlare dall'essere dotato di parola. E ancora. Quanto coloro che seguono fedelmente i precetti divini distano dai culti assurdi e dai loro errori. Quindi nessun rapporto proprio tra gli uni e gli altri. Avevi cominciato molto presto Girolamo a percepire questa cosa, eh? Girolamo si trova a Gerusalemme. È andato là per motivo di studio, eccetera, eccetera, però a Roma c'ha molte amicizie, specialmente guida molte donne, sì, sante, eh? Già nel 381, nella sua cronaca, siccome si ferma nel 378, gli dico, perché ti fermi? Beh, continua, no? Continua. Dice no, non posso continuare perché stanno succedendo cose che non ci permettono manco di scrivere. Non perché non lo voglio fare, ma proprio te cascano le braccia. Freme il mio cuore, freme il mio cuore davanti a queste situazioni. Poi nel 396
facendo il necrologio di un giovane che era morto, Nepoziano, dice: beato te che sei morto, perché noi stiamo soffrendo una cosa terribile. E dice: freme il mio cuore cominciando a narrare i disastri dei nostri tempi. Siamo alla seconda metà del IV secolo, eh? Le prime invasioni dei Germani, perché i Germani ci sono prima, ma non come invasori. Le invasioni cominciano alla fine del IV secolo, ne parleremo tra poco. Sono ormai più di 20 anni che tra Costantinopoli e le Alpi Giulie scorre ogni giorno il sangue romano. Scitia, Tracia, Macedonia, Tessaglia, Dardania, Dacia, Epiro, Dalmazia, tutte le Pannonie sono devastate, straziate, saccheggiate dai Goti, i Sarmati, i Guati, gli Alanni, gli Unni, i Vandali, i Marcomanni. Quante matrone, quante vergini di Dio, quanti corpi nobili e delicati sono diventati lo zimbello di queste bestie selvatiche. I vescovi sono condotti schiavi. I sacerdoti uccisi, così i chierici dei diversi gradi, le chiese devastate, i cavalli schierati presso gli altari del Cristo come in una stalla, le reliquie dei martiri dissepolte. Dovunque è lutto, da ogni parte i gemiti, dappertutto l'immagine della morte. Sentite adesso, il mondo romano crolla. Questo è terribile, perché se crolla il mondo romano, crolla anche il cristianesimo, crolla anche la Chiesa. E tuttavia il nostro capo orgoglioso non si piega. Quale credi tu sia oggi lo stato d'animo dei Corinzi, degli Ateniesi, degli Spartani, degli Arcadi, di tutta la Grecia, su cui imperano i barbari? Eppure hanno citato che un piccolo numero di città, già capitale di regni, non senza importanza. L'Oriente sembrava essere al riparo di questi mali e non ne risentiva se non attraverso le costernanti notizie. Ora ecco che l'anno passato, dall'estremo del Caucaso, i lupi, non già dell'Arabia, bensì dei settentrioni, perché i Germani vengono dal settentrione, scatenati contro di noi, hanno in breve percorso vaste province. Quanti religiosi catturati, quanti fiumi rosseggiarono di sangue umano, Antiochia è stata assediata e così le altre città irrigate, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 409, in una lettera, in questo succedersi di catastrofi, a una giovane vedova che si vuole rimaritare, dice: ma che cavolo stai a pensare tu, che qua finisce il mondo? Tu stai a pensare di risposarti e qui finisce, il mondo finisce. Noi non vogliamo capirla. Questa donna sta scrivendo una lettera. Che l'anticristo si avvicina. Siamo nel 409. Noi sopravviviamo in piccolo numero. Ma ciò non è già dovuto ai nostri meriti, bensì alla misericordia divina. Nazioni innumerevoli, feroci, hanno occupato la Gallia intera, tutto il territorio compreso tra gli Alpi, i Pirenei, tra l'Oceano e il Reno, venne devastato dai Guati, i Vandali, i Sarmati, gli Alani, i Gepidi, i Eruli, i Sassoni, i Burgundi, gli Alemanni, nomina tutti, eh? E, o infelice stato, dai Pannoni divenuti nemici. Magonza, questa città già così illustre, è stata presa, saccheggiata. E nella sua chiesa furono massacrate parecchie migliaia di vittime. E c'è, cioè, continua, eh? Non vi risparmio, continua una lettera, eh? Finché arriva nel 410, non avrebbe mai pensato che arrivassero a Roma. I Visigoti arrivano a Roma, Alarico arriva a Roma, saccheggia Roma, 410. Quando arrivano a Roma, proprio. Ho voluto oggi pormi allo studio di Ezechiele. Ma all'istante medesimo in cui cominciavo a dettare, ho provato tale un turbamento pensando alla catastrofe dell'Occidente, soprattutto della devastazione di Roma, che, come dice il proverbio, le parole adatte mi sfuggivano. Sono rimasto a lungo silenzioso, ben comprendendo che quello era il tempo delle lacrime. In quest'anno stesso,
avevo già spiegato tre libri di Ezechiele, quando un'improvvisa incursione di barbari, di quelli che Virgilio chiama vagantes barcei, si è scatenata come un torrente sull'Egitto, la Palestina, la Fenicia, la Siria, travolgendo ogni cosa. Grazie alla misericordia di Cristo sono riuscito a sfuggire alle loro mani. Chi avrebbe creduto che questa Roma, costruita sulle vittorie riportate sul mondo intero, dovesse un giorno crollare, che per i suoi popoli essa diverrebbe madre e sepolcro insieme, che i lidi dell'Oriente, dell'Egitto, dell'Africa sarebbero popolati di schiavi, uomini, donne venuti da questa città, altra volta padrona del mondo, che la santa città di Betlemme accoglierebbe gente dei due sessi di antica nobiltà, un Dio onusto di ricchezze o ridotta a mendicità, eccetera, eccetera. Avete capito? Questo rapporto con l'impero che non permette di accogliere le novità che stanno avvenendo. Io non ve lo leggo, ma usano anche la Bibbia, vanno a leggere la Bibbia con questo atteggiamento di paura. Dice, ma questo era già previsto. Gog, Magog, eccetera, nella Bibbia, sono questi. Dice, ma non ci avevamo pensato prima, non ci possiamo pensare, che sono i nemici, coloro che vengono a distruggere, eccetera, eccetera. Guardate che Ambrogio è lo stesso, Prudenzio, vi ho detto pochi versi, ma siamo sulla stessa linea, poi Agostino lo stesso. È durata per un po' di tempo questa mentalità, Quindi questo atteggiamento ostile, addirittura di rigetto, di rifiuto di questi popoli. Ve l'ho detto prima, fino ad arrivare a pensare che non sono in grado di essere evangelizzati, non sono in grado di diventare cristiani. E non poteva continuare tanto tempo questo, no? Si è arrivato un momento in cui i fatti si sono imposti. Attenti, la storia si impone. Chi cerca di scavalcarla, chi cerca di fuggirla, chi cerca di rifiutarla, rischia grosso. Rischia che a un certo momento i fatti si impongono. E già al tempo di Agostino, chi è che comincia a avere un sentimento diverso tra i cristiani? Uno storico. Dice, beh, ma lo dice e fa. E me che è così? È un fatto, Si chiama Orosio. Il quale comincia a dire, ma qui, ma è proprio vero che questi sono così disgraziati, che sono così questi germani? Poco dopo arriva un certo Salviano di Marsiglia, che scrive addirittura un'opera, V secolo, De Gubernazione Dei, l'opera, in cui rovescia la situazione. Fa il confronto un po' retorico, esagerando un po' le virtù dei germani, mettendo a confronto i romani con i germani, mettendo a confronto le abitudini dei romani con le virtù dei germani, e mette in rilievo le grandi virtù di questi nuovi popoli, il rapporto ai romani che si sono debosciati, che vivono in maniera deprecabile, e fa l'esaltazione dei germani, rovescia completamente la situazione.
nei rapporti con i romani. Poi abbiamo un padre Cesario di Arles che rimette un po' in cosa a posto dicendo: guardate, ha esagerato un po', più di un po' Salviano, però c'aveva una tesi da dimostrare, cioè doveva, cioè con forza far vedere che questi popoli non sono inferiori ai romani e che quindi vanno accolti con quello che sono, che non sono peggiori dei romani. Perché la loro vita non è peggiore di quella dei romani. E piano piano viene superata quella mentalità che con Roma finiva anche la cristianità. No. Roma finisce, ma la cristianità continua. Continua con una nuova evangelizzazione. Di chi? Di questi popoli, dei germani. Chi sono i germani? Da dove vengono i germani? Cosa cercano i germani? Cose che già sapete, l'avete studiato nei libri di storia. Da dove vengono questi germani? Vengono tutti dalla Scandinavia e si muovono in diversi modi. Alcuni popoli della Scandinavia si muovono verso la Russia, là, famoso Kiev, là dove sono arrivati prima, eccetera, eccetera. Altri si muovono più perpendicolarmente, i franchi, e altri si fermano un po' più a settentrione. Quindi questi popoli poi vengono divisi in orientali. Germani orientali, Germani occidentali, Germani settentrionali. Per la Chiesa è importante perché si tratta di evangelizzarli e quindi di raggiungerli con i missionari della fede cristiana. Prima di parlare della evangelizzazione abbiamo bisogno di conoscere un po' meglio questi popoli. Vengono dunque dalla Scandinavia, ma già sono presenti nell'impero romano dal secondo secolo, Per cui dobbiamo distinguere due periodi di presenza dei germani nell'impero romano. Il periodo, chiamiamolo così, pacifico di presenza, il periodo di invasione, che non comincia prima della fine del IV secolo. Quindi V secolo e VI secolo in modo particolare. Perché sono presenti già dal secondo secolo? Perché i romani li accolgono per le crisi che ci sono nel lavoro delle campagne, per le crisi che ci sono in mezzo all'esercito. I romani non vogliono più lavorare le terre, i romani non vogliono più partecipare all'esercito. C'è bisogno di materiale umano sia per l'agricoltura sia per l'esercito. E questi germani si prestano a entrare in rapporto con i romani per questi lavori, per questi servizi, in una maniera pacifica, nel senso che si integrano pienamente, fino al punto di fare carriera. Stilicone è un germano che è diventato capo d'esercito, che tra poco addirittura andrà contro i suoi germani, i visigoti. Lui, capo dell'esercito romano, andrà contro l'esercito germanico, che sono i suoi confratelli germani. A noi interessa di più, certo, il periodo delle invasioni, ma nel periodo pacifico c'è un fatto che è molto importante.
Sì, per lo sviluppo della storia, anche medievale. Un fatto che non è messo sempre in rilievo nei manuali, che invece specialmente tutti gli storici tedeschi hanno messo fortemente in rilievo, perché vedono in questo fatto quasi l'origine del Medioevo. Molti storici tedeschi dicono che il Medioevo ha avuto inizio con questo fatto qui. Quale? I Visigoti sono arrivati, dico i nomi di oggi, Romania, Bulgaria, e sono entrati in rapporto con i bizantini. Hanno fatto i prigionieri, sono entrati in rapporto con le popolazioni dell'impero bizantino e il re dei Visigoti addirittura si è innamorato di una bizantina e l'ha sposata. E da questo matrimonio è nato matrimonio tra un germano, re, e una bizantina, è nato un figlio che si chiama Ulfila, che è diventato il primo germano vescovo. Ulfila. Il quale, ecco l'importanza, ha dato una lingua, ha creato una lingua e ha tradotto in questa lingua tedesca il gotico. Sentite, gotico, i goti, il gotico, che poi si è scritto anche in arte, no? Gotico, romanico, eccetera. Ma c'è anche la lingua gotica, che è stata sempre in Germania presente fino a Lutero, fino all'epoca moderna. È stato Lutero che ha iniziato una lingua moderna diversa dal gotico. Ma fino a Lutero è stato sempre il gotico quello che ha. E hanno detto che è stato il primo, questo vescovo, che ha tradotto il Nuovo Testamento in gotico e anche una parte del Vecchio Testamento. Quindi una prima evangelizzazione, una prima cristianizzazione avviene in questo periodo di pacificazione, che le invasioni ancora non ci sono, e avviene presso i germani orientali. Attenti. Se non che questo tipo di cristianesimo di Ulfila è il tipo di cristianesimo semi-ariano, non è ariano. Voi vi ricordate l'arianesimo, sì, Ario. Vi ricordate che c'è stato uno sviluppo dopo il concilio di Nicea del 325 in cui ci sono state diverse correnti che erano più vicine all'arianesimo pur non essendo ariane o più vicine a Nicea pur non essendo pienamente nicene. Ecco, l'omeismo, si chiama così, omoios, simile, il figlio, la seconda persona, la Santissima Trinità, Nicea ha detto uguale, homoousios, uguale. Questi dicono simile, non uguale, simile. Vicino a Ario che diceva che era dissimile. Quindi il cristianesimo che si è sviluppato in mezzo ai goti, i visigoti per primo, in mezzo ai germani, è di questo tipo. È semi-ariano e tutti i popoli orientali germanici hanno recepito, hanno ricevuto questo tipo di cristianesimo dai visigoti, perché entrati in rapporto con i visigoti hanno trasmesso loro questo tipo di cristianesimo. Tutti i germani orientali entrano nell'impero romano con questo tipo di cristianesimo. Quindi capite già che l'evangelizzazione è avvenuta, solo che sono semi-ariani, non sono cattolici. C'è da farli diventare cattolici. Perché? Perché in Occidente la religione dominante è quella cattolica, quella romana, quella di Roma, la cattolica, che è quella dell'impero. Poi ci sono i germani occidentali, ne sono parecchi,
tra i quali però emerge con forza, e su questi ci fermeremo, i franchi, che sono coloro che sono passati al cristianesimo cattolico direttamente dal paganesimo, perché tutti questi germani occidentali che entrano nell'impero romano sono pagani, non sono cristiani ariani, sono pagani. La evangelizzazione di questi franchi, attraverso quello dove vedremo eccetera eccetera, è stato l'inizio anche della evangelizzazione degli altri popoli germanici, compresi quelli ariani, e vedremo. Solo in seguito c'è stato lo sviluppo anche a nord di questi germani, specialmente ci fermeremo molto sugli anglosassoni, i germani anglosassoni, che sono importantissimi per il Medioevo. Le due grandi chiese da cui vengono i missionari per l'evangelizzazione, che ha avuto importanza per tutto il Medioevo, sono queste due: i franchi da una parte e gli anglosassoni dal nord. Vedremo perché e vedremo come.